Grazie Marco, grazie per l'invito, sono molto lieto di essere qui a presentare le mie ricerche e per Mindonate, perché devo dire che il confronto che è sempre proficuo qui sembra veramente molto intenso con i colleghi che presentano anche diverse, due fenomeni, come diceva la collega che possono essere molto simili. Tra l'altro proprio la relazione di Maria Iacovo mi ha molto interessato, ha già introdotto il problema su cui parlerò di distinzione fra colonizzazione e migrazione, e come vedremo anche in ambienti come quello dell'Italia meridionale, solitamente visti come ambienti coloniali, anche qui la formazione da città, come vedremo, sarà un processo molto lungo che a volte appunto può anche durare un secolo. Il dibattito scientifico sulla colonizzazione greca, come sappiamo, è frutto dell'ultimo e si è fatto nell'ultimo decennio particolarmente acceso. Tra le posizioni anche drasticamente dicotomiche proposte, un consenso generale si può cogliere in un approccio attento alla pluralità di culture che ha caratterizzato il Mediterraneo nella prima metà del primo millennio a.C. Tale nuova attenzione alle varie componenti stanziate e in movimento in questo vasto spazio geografico ha portato ad un allargamento notevole di prospettive e temi di ricerca e un affinamento di approcci e metodi. E questo tanto in relazione ai fenomeni migratori che hanno interessato il mare e le terre che su questo si affacciano, quanto relativamente alle popolazioni insediate nei luoghi interessati dal contatto. Si è assistito così, nell'ambito delle ricerche sul Mediterraneo antico, ad una generalizzata riscoperta di popolazioni altre rispetto ai greci, che avevano in certo qual modo monopolizzato l'interesse degli studiosi per buona parte del secolo scorso. Il recente dibattito, comunque, questo va sottolineato, si viene ad innestare su una tradizione di studi attiva in Italia già dagli anni 60. Primo convegno di Taranto del 61, appunto, ha un titolo emblematico, Greci, indigeni, Magna Grecia, e qui si portava già l'attenzione sui rapporti intercorsi tra genti di cultura e provenienza diversa nell'ambito delle prime fasi del movimento migratorio greco. Il dibattito più recente, come dicevo, si segnala rispetto a questa prima fase di studi e ricerche per la messa a punto di nuovi approcci, che in particolare in ambiente anglosassone prendono spunto da acquisizioni teoriche dell'antropologia, mostrando quanto complessi siano i fenomeni e i problemi di definizione delle compagini etniche e dei fenomeni di contatto tra culture diverse. Ma non può essere dimenticato che tali istanze erano già presenti in un colloquio spesso dimenticato tenutosi a Cortona nell'81 a cura della Scuola Normale Superiore, dal titolo tra l'altro molto indicativo. Nel corso degli anni il dibattito, appunto, come dicevo, fattosi più intenso, è stato segnato da una serie di tappe che riassumo molto brevemente. Il tradizionale dibattito italiano ha trovato un punto significativo in questo convegno tenutosi a Taranto nel 97. Dopo di questo, tutta una serie di contributi hanno portato proficuamente avanti un approccio che possiamo definire decolonizzatore del passato. L'evento editoriale, comunque, forse più significativo degli ultimi anni, che ha fatto riesplodere il dibattito, è il famoso libro The Corrupting Sea di Gordon e Purcell, e il quale ha proposto una nuova visione globalizzante del Mediterraneo, uno spazio la cui fluida connettività ha reso possibile l'estrema mobilità di generi. La discussione generata da quel libro propone punti di vista diversi, molto interessanti. Ad esempio, ovviamente faccio che flash, ad esempio si è portata l'attenzione sul fenomeno dell'urbanizzazione nelle varie culture, come stiamo facendo oggi, sfumando il primato greco. Per esempio, un libro che qui non ho perché non avevo la copertina, è quello di Osborne e Cunliffe del 2005, appunto dedicato proprio ai fenomeni di urbanizzazione, mentre Ian Morris, in una serie di contributi, l'ultimo in un volume curato da Malkin nel 2009, ha introdotto la nozione di mediterranization, leggendo le dinamiche del contatto come un'opposizione non statica tra sottomessi e vincitori, tra chi si adegua, integrandosi, alle mode e chi invece è escluso dal progresso. Sull'epoca poi cruciale del VII secolo è apparsa di recente la monumentale trattazione Più voci di Aquileia e Vienna, al centro in basso, e poi nello stesso anno, nel 2010, il volume di Tresini proprio su problemi di contatto fra greci e indigeni, ma visto in un ampio spazio geografico. Da tali ricerche
dai rinnovati approcci metodologici, si può trarre senza dubbio un insegnamento. La trama dei contatti di culture non può essere dipanata che nel senso della complessità e della dinamicità. L'incontro tra i greci e genti epicorie non va concepito come l'affrontarsi di blocchi monolitici. Tra l'altro, un discorso che già faceva Filippo Guarelli in un convegno di Taranto del 72. L'estrema mobilità di genti nel Mediterraneo altarcaico ha portato a più riprese allo stabilirsi intenso di contatti tra genti e culture, una trama quanto mai complessa di rapporti che ha avuto come esito la nascita di insediamenti caratterizzati da fenomeni di ibridazione e da culture miste. Per quanto riguarda il territorio su cui vorrei portare l'attenzione in questa sede, ossia il tratto di costa ionica tra Taranto e Sibari e l'immediato entroterra, e qui lavori decennali della sovrintendenza e di varie equipe universitarie, devo dire, hanno restituito un dossier che ci permette una serie di riflessioni, se non compiute, quantomeno una possibilità di proporre una sintesi. Rapidamente, qui la bibliografia su quest'area, anche in questo convegno molto interessante dell'84, ma insomma tutti questi scavi, questi contributi ci permettono di capire come il problema anche qui della cosiddetta colonizzazione è molto più complesso di quanto abbiamo pensato in passato. Il tratto di costa ionica, compreso appunto fra Puglia e Alta Calabria, fra VIII e VII secolo, ci permette di confrontare e differenziare realtà che forse omogenee alle origini danno vita a soluzioni diversificate nella diacronia. Tra Basento e Sini, ad esempio, migrazioni di genti greche, e qui parlo di migrazioni nel senso appunto che diceva Maria Iacovo, non sono forme di colonizzazione, come vedremo. Migrazioni di genti greche sono documentate in diversi siti prospicienti la costa a partire dall'ultimo quarto dell'VIII. Le tracce più consistenti sono state portate alla luce presso la moderna Policoro, dove nell'area dominata da una collina poco arretrata rispetto al mare, non lontano dal fiume Acri, dove, grazie alla scoperta di due estese necropoli, la presenza in loco di greci è indubitabile. Qui, accanto a poche inumazioni, le necropoli cominciano alla fine dell'VIII e si dislocano nel corso del VII, accanto a poche inumazioni, le numerose incinerazioni e gli echi crismoni in contenitori per lo più di produzione greca rimandano a costumi funerari allogeni, ben diversi dalle attestazioni note nella Basilicata costiera ionica della prima età del ferro. Come urne sono utilizzate anfore corinzie, attiche, greco-orientali, qui scorro molto rapidamente, pitoi, stamnoi e idrie greco-orientali e riboico-cicladiche, nonché in alcuni casi contenitori di tradizione locale, situle di impasto. Lo spettro è veramente molto ampio di attestazioni di anfore dal Mediterraneo orientale. Qui anche un po' una sintesi, e vi dicevo anche con contenitori locali di basso a sinistra, che sono situle di impasto, che sono ovviamente note nel comprensorio. I corredi, laddove, e questa è una map painting anche tipica di quest'area, i corredi, qualora presenti, sono particolarmente sobri. E annoverano a riballoi e coppe corinzie, alabastra, coppe e carapoi greco orientali, importazioni euboiche, nonché coppe affiletti di tradizione greca, ma non di prodotti cosiddetti coloniali locali. In uno dei due settori destinati allo spazio funerario, tra le incinerazioni spiccano sepolture di rannicchiati, prive di corredo, che rimandano al rito funerario documentato nelle tombe indigene dell'immediato entroterra della costa ionica. E i siti in Verdino, nell'immediato entroterra, sono i siti con deposizione rannicchiata, in rosso invece sono Supini. Dunque, un
si corrido questo appunto della posizione pannicchiata attestata nell'Emilia retroterra fino al fiume Brandano e poi in Puglia ovviamente. Tali attestazioni di sepolture indigene non sono le uniche documentate a Policoro. Altre, isolate o in piccoli gruppi, sono state rinvenute anche fuori da questi due nuclei di necropoli, in un'area molto estesa dell'insediamento di quest'epoca, che si sviluppa sulla collina e immediatamente a sud di questa. Si tratta di inumazioni inquadrabili tra tardo VIII e VII, accompagnate da scarso corredo, se non assente, che appunto dicevo sono ampiamente distribuite nell'area e che sono, in casi di scavi più fortunati perché estensivi, di solito in connessione con capanne. Quindi ecco qui una capanna e intorno alla capanna due sepolture di rannicchiati. Cronologia fine VIII, prima metà del VII secolo avanti. Circostanza interessante riguarda la distribuzione di tali inumazioni, quindi il rito funerario documentato. Se, come si è visto, alcune risultano inserite nel tessuto della necropoli ad incinerazione greca, altre si dislocano isolate o in coppia su una vasta area compresa tra collina e terrazza meridionale, in diretto contatto con le abitazioni di tipo capannicolo. Una prima differenza dunque si segnala tra un uso dello spazio funebre che concepisce un'area destinata esclusivamente alle tombe e un uso promiscuo che associa senza cesure lo spazio domestico a quello funerario. Un fenomeno questo documentato contemporaneamente, come mostra la cronologia della capanna che vi ho appena mostrato e delle tombe associate. Altro aspetto da tenere in conto è il rito funebre attestato che, se da un lato rimanda per la deposizione del cadavere in posizione rannicchiata o supina all'interno di semplici fosse terranee al rito proprio delle genti locali dell'immediato introterra della costa ionica, dall'altro si distaccano queste tombe dalle altre tombe indigene dell'introterra perché sono senza corredo, a differenza di tutte le altre note dell'introterra. Circostanza che sembra alludere ad un cambiamento, qui una tomba di chiaromonte per l'appunto dell'entroterra, una circostanza che sembra alludere a cambiamenti intervenuti al momento dello stanziarsi di questi individui nell'area di Policoro e dunque ad una perdita parziale degli usi abiti. Un confronto diretto e istruttivo può essere istituito con sepolture e tombe coeve da un sito nell'entroterra a 12 km da Policoro, Santa Maria d'Anglona, dove grazie all'unica pubblicazione, quella di Luigi Bannati, ci permette di conoscere un nucleo sepolcrale qui sulle pendici di questa collina che si disloca fra l'ottavo e il metà terzo quarto del VII secolo. Si tratta di 27 sepolture di rannicchiati praticate all'interno di tombe tutte simili, a fossa, con i corredi, tutti particolarmente sobri, sono contraddistinti dall'uso di armi e oggetti tipici della tradizione locale, cui si affiancano elementi di importazione, tra cui una figola di argento di tipo frigio, in basso, che viene dal Mediterraneo orientale, forse da Rodi, significativamente attestata anche a Policoro. Tra le ceramiche, accanto alle forme locali, risultano manufatti di importazione greci che restituiscono un orizzonte del tutto compatibile con quello del vicino insediamento di Policoro. Interessa notare che qui, nell'entroterra, a poca distanza dalla costa ionica, non ci sono tracce di presenze stanziali di greci. Le sepolture si rivelano tutte di tradizione indigena, proseguendo un rituale atavico. La presenza greca, di ben altro spessore nel centro vicino, alla costa, si coglie a Santa Maria d'Anglona solo grazie al rumore di fondo costituito dai manufatti di produzione greca simili a quelli in uso nella necropoli greca di Policoro, giunti qui attraverso una rete di uno scambio che sembra legare il centro in maniera diretta con quello vicino dove i greci vivono e si fanno seppellire. Rito funerario e le tracce di una cultura materiale analoga
tanto l'uso di manufatti locali quanto di tradizione greca rende plausibile l'ipotesi che i rannicchiati di Policoro possono essersi trasferiti almeno in parte proprio da questa comunità o anche da centri vicini ma più interni dove è documentato il rito della deposizione supina. Tali trasferimenti di genti locali verso la costa, dove si stanno stanziando migranti provenienti dall'Egeo, vengono a creare nella nuova comunità un paesaggio eclettico, scandito da soluzioni plurime, evidenti nelle forme di abitare e di articolare il rapporto tra i vivi e i morti. Tale comunità che sembra nascere nello scorcio dell'ultimo quarto dell'ottavo, non dà vita ad una polis, e né tantomeno ad un insediamento indigeno, così lontani siamo dalle forme dell'abitare e del seppellire di un abitato dell'entroterra. Siamo piuttosto in presenza di una sperimentazione del tutto nuova, nuova perlomeno per queste contrade, di tipo misto, ove genti di provenienza egea strutturano un paesaggio che attira in forme plurime genti locali stanziate nell'entroterra più o meno vicino. Per quanto riguarda le forme dell'abitare, siamo di fronte a soluzioni diversificate. Gruppi più o meno estesi di migranti greci che abitano presso l'estremità centro-orientale della collina del castello, a giudicare dalla posizione delle due necropoli di Schirone e Madonnelle, e quindi probabilmente gruppi che abitano in forma più o meno concentrata e seppelliscono, secondo il loro uso proprio, in aree adibite esplicitamente a necropoli, nel cui tessuto però, come abbiamo visto, vengono accolti anche personaggi locali a vario titolo, spose, servi, punto interrogativo. A breve distanza, gruppi più o meno ridotti di indigeni o anche singole famiglie vengono ad installarsi in capanne distribuite tra terrazza meridionale e plateau del castello in forme non accentrate a maglia larga, seppellendo i defunti nei pressi delle abitazioni, secondo un uso ben documentato nell'entroterra. Siamo dunque di fronte a comunità aperte che attraggono gruppi diversi di origini diversificate in una complessa dinamica di integrazione e convivenza, le quali sembrano rivolte più verso l'esterno che verso l'interno. E qui io penso era uno degli errori nell'interpretazione di queste comunità della costa ionica. Si è sempre pensato a dei pori destinati ad un commercio con l'interno, ma invece, come sottolineato per la Sardegna da Van Dommelen, le comunità della costa, più che farsi punto di riferimento per forme di scambio dirette in maniera massiccia verso l'entroterra, risultano orientate verso l'esterno e i traffici transmarini. Questo sembra dimostrare, da un lato, la presenza di un numero massiccio di contenitori da trasporto di provenienza egea, assai diversificati per provenienza, soprattutto nelle prime fasi di occupazione, e dall'altro l'assenza di cospicue tracce di scambio nelle comunità dell'entroterra, laddove le importazioni in tutto l'entroterra per centinaia di chilometri si concentrano, non ci sono, tutte le importazioni sono sui siti della costa. Assai rari sono i manufatti greci di fine ottavo, prima metà settimo, in tutto l'entroterra, perfino a 150 km dalla costa. Possiamo citare un cantabro cosiddetto Acheo, quelli che si chiamano di tipo Ittaca, da Timari, un altro da Matera, e poi un vaso subgeometrico di tradizione euboica che nei nostri scavi di Torre di Sadriano, che sono veramente pezzi isolati. Senza dubbio, oggetti di prestigio acquisiti sotto forma di dono da personaggi di rango locali, ma nulla di paragonabile con le importazioni e le traduzioni in loco di produzioni greche attestate a Policoro e lungo la costa ionica. A partire dagli avvenimenti di Policoro, il moltiplicarsi delle indagini, allargato a tutta l'arco costiero ionico tra Taranto e Sibari, ha progressivamente arricchito il dossier, mostrando come il caso di Policoro non sia affatto isolato, ma trovi ampi riscontri in siti analoghi posti ad immediato contatto con la costa. Emblematico il caso dell'Incoronata di Pisticci, vicino a Metaponto, un insediamento posto
su un articolato sistema di colline presso la riva destra del Basento. Qui, come Santa Maria d'Anglona, è stanziata nella prima età del ferro una comunità il cui rilievo ed elevato standard culturale è ben percepibile nei corredi delle necropoli, che si dislocano sui vari pianori. Nel corso dell'VIII, manufatti del medio e tardo geometrico greco segnalano l'avviarsi dei primi contatti con i greci, da individuare nel più ampio movimento di genti euboiche che interessa tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Poi, a partire dall'inizio del VII secolo, una sostanziale trasformazione dello spazio insediativo. Le necropoli della prima età del ferro si esauriscono, mentre la vita si concentra soprattutto su un pianoro, cosiddetto incoronata greca, al centro, dove si era già sviluppato un rilevante insediamento, di cui restano fosse pertinenti a Catane, incoronata greca, dove si concentra nel VII. Nuove strutture, a pianta rettangolare di 10-12 metri quadrati, con fondazione in pietra e alzato in mattoni crudi, ricche di ceramiche di tradizione greca, tra cui straordinari manufatti dalla decorazione anche figurata, qui alcuni esempi celebri scavati da Orlandini dall'Università di Milano, gli ultimi di Mario Denti, ricchi di ceramica di tradizione greca, tra cui straordinari manufatti anche figurati, prodotti localmente, installazioni artigianali occupano diffusamente il pianoro. Contemporaneamente, sulla collina adiacente, la cosiddetta incoronata indigena, dove era stanziata anche lì un nucleo di VIII secolo, la continuità di frequentazione è dopo testimoniata da una necropoli, purtroppo scavata in piccola parte, con tombe identiche a quelle di Policoro, cioè rannicchiate insieme a incinerazioni in contenitori greci. Oltre ai casi appena citati, numerosi sono i casi distribuiti lungo la costa. Per esempio, sotto le fasi più antiche in Metaponto, in località Andresani, tutta una serie di fosse, interpretate da Di Siena come settori ipogei di capanne, presentavano materiali che richiamano da vicino la cultura materiale dell'incoronata. Ma ancora nel caso di Termitito, materiale appunto da Metaponto a Tresani, ma Termitito è un altro di questi siti, già occupato nell'età del bronzo, nell'età del bronzo, sede di importazione, ma anche di fabbricazione in loco, come dimostrato dall'equipe di Lucia Magnetti, di ceramiche di Cinema. Anche qui, in quest'epoca, si assiste a forme di comunità che possiamo definire miste, come Policoro, Metaponto, eccetera. La discussione scientifica, che ha visto avanzare posizioni sostanzialmente divergenti, si è concentrata finora nel tentativo di riconoscere la natura greca o locale dei vari insediamenti. Condizionati in questo da un approccio rigido ai fenomeni di etnicità che a volte ha fatto sopravvalutare l'apporto dell'elemento greco. Il quadro che scaturisce da un dossier archeologico notevolmente arricchitosi nel tempo, letto anche alla luce delle più recenti acquisizioni metodologiche, porta invece a sfumare notevolmente il primato greco in favore della lettura di fenomeni di commistione e convivenza. Nel tratto della costa ionica qui analizzato, non abbiamo solo i casi appena citati, ma dobbiamo ricordare anche il caso di Lamastuola, vicino Taranto, dove i colleghi olandesi hanno portato alla luce un altro sito fondato nell'ultimo quarto dell'VIII e che per il VII presenta tracce di una frequentazione mista. In tutti i casi il processo di, permettetemi, acculturazione nei due sensi appare rapido e profondo, laddove i protagonisti di questo processo possono essere state le stesse elite indigene che si affiancano a genti provenienti dall'esterno o accolgono, come nel periodo miceneo, mercanti e artigiani greci, portatori di un sapere e tecniche nuove, attirate qui dal dinamismo delle genti locali. Non va dimenticato del resto che l'VIII secolo coincide con un momento di grande sviluppo, mobilità e rigoglio del popolamento indigeno in Italia meridionale, ben dimostrato dalle ricerche per esempio dell'equipe di Francesco D'Andrea di Salento, ma queste sono le case di Lamastuola, la cultura materiale
della scuola mista con ceramica battente e ceramica greca, dicevo, l'VIII secolo è un momento di grande orgoglio, non solo fondazioni di nuove comunità miste sulla costa, ma anche movimenti di popolazione all'interno del variegato panorama culturale dell'Italia meridionale. Per esempio, la zona di cui mi occupo, grazie a ricerche ormai della mia università da più di un decennio, della cosiddetta area nordlucana in grigio, è chiaramente occupata in questo periodo dopo un iato notevole. Le tracce più antiche sono del medio bronzo e non c'è più il bronzo finale, il bronzo recente, ma si ricomincia alla fine dell'età del ferro con insediamenti dalla cultura materiale identica a quelli della zona di Matera e della costa ionica. Cosa che lascia pensare che in questa epoca c'è un movimento di gente, perché sono le comunità che si dilatano, evidentemente fanno sì che alcuni gruppi si spostano e vanno ad occupare nuove terre, soprattutto nuove terre dalla vocazione economica diversa. Le montagne, dove si attivano probabilmente forme di ricchezza legate alla pastorizia, come abbiamo dimostrato anche grazie alle analisi polliniche per l'epoca successiva, il VII e il VI. Dunque, se nelle montuose regioni dell'Appennino Lucano queste le importazioni sono rare, solo poche coppe e filetti dell'ultimo quarto del VII a Torre di Satriano, però che sono da considerare in un panorama di importazioni dove i greci non sono l'unico referente, ma sono tutte le comunità limitrofe che sono in contatto con quest'area. Per cui c'è Mattentid d'Aunia, Mattentid d'Enotria, insieme a coppie di produzione greca. Quindi i greci come uno degli elementi di un circuito del ridotto di contatti con genti limitrofe. Ecco qui pochissime importazioni in queste comunità, Torre di Satriano, Baragiano, una bella figura igea in avorio da Baragiano, coppe a filetti in un corredo di Settimo di Baragiano, ma ben diverso è la situazione se dall'Appennino ritorniamo sulla costa, dove importazioni e produzione ceramica greca è a un livello ben diverso. Quindi nell'Appennino dell'entroterra i contatti rimangono poco consistenti per buona parte del VII secolo e ancora fino alla metà del VI. Invece in territori fortemente esposti al contatto, Policoro e i centri vicini, almeno a partire dalla metà dell'VIII, alcuni gruppi locali hanno reagito stimolando l'inserimento di allogeni, la cui presenza e i cui saperi apportavano prestigio insieme a tecniche e costumi. Nella prima metà del VII, questi territori, dalle vaste potenzialità economiche, prossimi alla costa e alla direttrice di traffico mediterraneo, diventano luoghi ideali per lo sviluppo di forme di mescolanza e convivenza pacifica fra genti diverse. Dopo la fase dei primi contatti, il VII secolo è un'epoca di assestamento delle varie compagini che dà vita ad intrecciarsi di relazioni a più livello, decenni assai fecondi, come abbiamo visto, dove si sviluppano anche vivaci produzioni ceramiche, quelle dell'Incoronata. Ma tutti questi fenomeni sono destinati in pochi decenni ad esaurirsi e a poi a trasformarsi. Questo mostra la storia dell'Incoronata che nel 620 giù di lì viene abbandonata e non posso immaginare che l'abbandono sia contestuale alla nascita di Metaponto, che nasce al di là del fiume ma a brevissima distanza e alla fine del VII mostra già tracce di forte strutturazione e organizzazione dello spazio, necropoli in uno spazio esterno all'abitato, all'interno dell'abitato, nascita di luoghi di culto e soprattutto prime tracce di luoghi pubblici, il cosiddetto ecclesiasterio di Metaponto, già alla fine del VII presenza tracce di un edificio in legno, quindi già una forma complessa di strutturazione dell'edificio. Diverso il caso di Policoro e come vedremo, appunto come vediamo, le soluzioni sono plurime nel VII secolo, quando queste comunità che sono nate miste si vanno progressivamente trasformando.
A Policoro invece assistiamo sul sito stesso dell'insediamento misto ad una comunità che si struttura progressivamente, in senso che a mio parere è poetico di città. La continuità di occupazione a Policoro è documentata non per tutto il VII secolo e poi ancora nel VI dall'uso continuativo delle due necropoli che avevo citato, ma non solo, materiali sia in contesto, perché contestualizzate attestano una, l'attivarsi di produzioni locali di devo smettere, forse vuol dire che devo finire il pranzo. Dunque, innanzitutto, forme sempre più intense di occupazione che non sembra più a maglie larghe, ma diventa a questo punto diffusa su tutto il plateau, e poi soprattutto la nascita di aree sacre. In più punti, sia sul plateau e che nella valletta sottostante, una serie di elementi rinvenuti nei santuari documentati per l'età arcaica attestano la presenza di santuari. Se queste terracotte possono essere datate un po' più tardi, all'inizio del VI, e quindi far parte di un'altra storia di questo contesto, è interessante però che già in quest'epoca, cioè seconda metà del VII secolo, i santuari mostrano presenze di offerte votive, le vedremo. Scusate. Ci sono statuette che più santuari che non posso datare oltre la fine del VII secolo, sono ancora di tradizione dei dati che non vedete. Ma il dato più interessante quindi è che questi santuari iniziano a costellare tutto il paesaggio che sta diventando urbano, a mio parere, come, e quindi quasi una cintura sacra sulla valletta sottostante, qui, con tre luoghi che restituiscono documenti arcaici, un'area sacra con materiali del VII secolo sulla punta orientale, e quindi una presenza cospicua del sacro, e ecco qua il santuario. Ma cosa molto più interessante è che tutto il plateau dominato dal castello viene cinto da un muro di fortificazioni in mattoni crudi, qui una foto, una traccia di un piccolo tratto, scavi fatti da Damestiano e poi dalla sovrintendenza fra anni 60 e 70 hanno mostrato la presenza di un muro cospicuo che si sviluppa per 2 metri di spessore, sono state trovate intorno a tutto la collina. Quindi, muro di fortificazione, datato sicuramente nella seconda metà del VII, muro di fortificazione, nascita dei santuari, distribuzione dei rinvenimenti arcaici a questo punto su tutto il plateau, fine di quelle manifestazioni di tipo misto, nuclei di capanne con piccole tombe vicino, tutte le tombe si concentrano nelle due necropoli di Madonnella e Schirone, insomma, tutta una serie di fenomeni che a mio parere possono essere interpretati come la strutturazione di dello spazio in senso polemico. A questo punto, forse, ma solo a questo punto, possiamo riprendere le fonti letterarie che hanno molto condizionato l'analisi a Policoro, perché la questione Siris Polieion, fondazione di Colofone, a lungo, a mio parere, ha condizionato fortemente l'interpretazione del dossier archeologico. Le fonti ci dicono che verso la metà del VII secolo qui arriva la comunità di Colofone che si trasferisce dall'Anatolia, sospinta dall'occupazione di Gige. Mario Lombardo ha datato quest'epoca proprio alla metà del VI. Un dibattito è nato: dov'è questa Siris Polieion? C'è chi ha pensato appunto qui a Policoro, no? Chi l'ha cercata sul fiume Simmi, come diceva Strabone, ma in un passo assai controverso. Allora, a questo punto forse più che cercare altrove, a 2 chilometri di distanza, un'altra città di grande rilievo rispetto ad una città che, come vedete, nel VII si trasforma e si struttura in maniera molto solida, forse è possibile che le prime forme di migrazione siano state il proemio di una avviarsi di una vera e propria catena di migrazioni, dove nuovi venuti, da forse profughi di Colofone, sono stati accolti da genti locali, greche e indigene, e hanno contribuito insieme a queste ad avviare lo sviluppo della città.
Questa è l'idea che mi sono fatto io. Se poi ho ancora 5 minuti, volevo far vedere invece che succede nell'entroterra. Marco? Prego, prego, intanto Marco è in cucina. Quindi... quindi 5 minuti per vedere. Allora, la stessa cosa avviene a mio parere alla mascuola. La mascuola si trasforma in senso greco, e qui non concordo con i miei amici, con il mio amico Gert Burgers, che vede lì un insegnamento misto che va avanti in questa maniera indisturbato fino al quinto, con Taranto vicino che nel settimo diventa una potenza incredibile. Forse anche alla mascuola la trasformazione in senso greco può essere vista, ma lì non siamo di fronte a una polis ma a una come, molto probabilmente nella core di tanto. Molto interessante quello che avviene contemporaneamente nell'entroterra, dove nonostante i rapporti diventano sempre più intensi nel corso del settimo e soprattutto a partire dalla fine del settimo e nella prima metà del sesto, gli insediamenti sono impermeabili all'acquisizione della forma urbana, rimangono privi di forma urbana fino al IV secolo, cioè non c'è nessuna sollecitazione, non viene accolta nessuna sollecitazione, anche laddove ormai Metaponto è diventata nel VI secolo una città strutturata in una maniera solida. Lo stesso vale per Taranto, Sibari, tutte le comunità all'interno, sia Palline Rosse che Blu, eccetera, continuano a vivere in una maniera che i greci avrebbero definito catacomas, io direi con insediamenti policentrici, dove la struttura sociale è molto diversa da quella greca. Questi insalvi che abbiamo fatto a Torre di Satriano, dove dall'ottavo nasce l'insediamento e gli insediamenti sono incredibili, tutto intorno alla collina, per una serie, per un insediamento di un'area di 10 km quadrati, ci sono piccoli nuclei insediativi con case, capanne e tombe vicino, che si dislocano nei plateau meglio posizionati tutto intorno all'altura. In questo caso sono veramente, qui siamo di fronte a società basate sul rango, dove una famiglia emerge e diventa il detentore del potere. Lo dimostra la storia di due edifici che abbiamo avuto la fortuna di scavare, non tornerò qui voglio parlare solo della riforma dell'abitato, dove le tombe continuano a restare a diretto contatto con le case. Qui la residenza d'abside enorme, che è sicuramente la casa di un capo del VII secolo, in un nucleo, in uno dei nuclei policentrici, dell'abitato policentrico, 22 metri per 12, è una dimora gigantesca per gli standard locali, dove non superano i 10 metri. E intorno tutte le tombe, coeve. Ma un altro tratto è l'alternarsi di palazzi, qui il palazzo di VI secolo che stiamo scavando in questo periodo, che è la nuova sede del potere, che nasce in un altro nucleo nel momento in cui viene distrutta la residenza d'abside, quindi è una famiglia che si succede al potere rispetto ad un'altra, ma tutto intorno capanne, quindi veramente una struttura molto gerarchizzata, nel senso che emerge il capo, la sua famiglia, e rimane il resto della popolazione abita in capanne. Ma cosa più interessante ancora, che ho finito, è che sì. Devo fare 5 minuti a dire sì. Scusate, allora, saluto, mi calmo, ci rilassiamo e non faccio più questa carrellata incredibile. Dicevo, ma la cosa interessante è che fra palazzo, in questo caso, e capanne intorno, ci sono spazi aperti destinati alla pastorizia, le analisi colliniche dimostrano che tutto intorno al palazzo, che è lussuosissimo, con all'interno oggetti che vengono da tutto il Mediterraneo, dentro il lusso della città, all'interno del palazzo, all'esterno si vive come in campagna, con pecore dovunque, attestate dalle analisi polliniche, ma attestate anche dai fosfati, in quel corridoietto che porta al cortile, evidentemente fatto per far accedere le pecore nel cortile. Dunque, una maniera di vivere completamente, dal punto di vista greco, bizzarra, dove si acquisisce l'architettura alla greca, i tempi dei palazzi sono greci, si vive all'interno come greci, ci sono tutte le forme del simposio in ceramica antica, all'esterno ci sono pecore, ci sono tombe, una maniera di abitare completamente diversa dalla città, che va avanti indisturbata fino al quarto, e solo del quarto avanti inizia il cammino verso la città. Grazie.